di carattere, diciamo, dialettico, che solo il soggettista e solo personaggi come Baiano erano in grado di dare. Però questo rispecchia il mondo dell'epoca, cioè il mondo di Roma e non certamente il mondo abruzzese, è praticamente il risvolto di Via Veneto, cioè che cosa ci sta sotto, al di là e al di fuori dei tavolinetti di Via Veneto o di Piazza del Popolo, dove questi signori si riunivano, e al di là dell'aspetto tecnico, dell'aspetto più o meno di aristocrazia intellettuale tipico del mondo, cioè qualche cosa di diverso, qualche cosa che, come dire, era sottolineato questo aspetto di diverso rispetto al grigiore dell'Italia dell'epoca. E, ripeto, è un dato di fatto che io a 20 anni ho vissuto, quindi la lettura del mondo era qualche cosa di esistenziale, che va molto al di là della politica in senso lato e più che mai della cultura in senso stretto. Era una boccata di ossigeno, un'Italia diversa, e credo che questo Baiano volesse significare, tanto più in quanto appunto la scoperta di Tiboni si univa a quella caratteristica che poi si è potuta ravvisare piuttosto dolorosamente proprio tra gli ultimi mesi dell'anno scorso e i primi di questo anno, in cui successivamente sono venuti meno, in età avanzatissima, tutti e tre, Edoardo Tiboni, Ottaviano Giannangeli e Alessandro Clemente ad Aquila. Ora questo è del tutto casuale, però sottolinea una brutilitas particolare, insomma, cioè quella della coinè di cui abbiamo parlato prima, di Giannangeli, cioè l'intenditore di un Abruzzo inteso come una specie, se non proprio di isola felice, ma diverso dal resto. Ecco, in che l'Abruzzo è diverso attraverso un suo linguaggio, attraverso una sua specialità particolare. Alessandro Clemente, Aquila, è Aquila che è l'Abruzzo, quindi o prendere o lasciare, sostanzialmente, questo comunalismo spinto all'estremismo. E nel caso di Edoardo Tiboni, questo di far rientrare anche questo personaggio come Flaiano in una prosilitas, praticamente in una testimonianza legata al forno, legata alla Pescara dell'Ottocento. Io su questo sono incerto, non saprei che dire. Che Tiboni lo sentisse in questo modo è indubbio, direi, e quindi questo tentativo di recupero, questo tentativo di valorizzazione di un Flaiano di origine almeno abruzzese, che sentisse questa sua origine, è certamente sentita, però che questo rispondesse effettivamente allo scopo, alla militanza, diciamo, moralistica di Flaiano. Flaiano era appunto, come dire, il coso profondo, la coscienza profonda di un'Italia di minoranza. È quella il suo famoso motto dell'Italia che corre sul cocchio del vincitore, che si affretta a salire sul cocchio del vincitore. E quella era l'Italia degli anni 50. E lui andava a piedi invece e non saliva sul cocchio del vincitore. Anch'io, all'epoca, a 20 anni, non sono mai salito sul cocchio del vincitore. E questa è una cosa che mi fa. Questo, io direi che possiamo trovare la conclusione di questa serata, di questa presentazione di questo libro, che vi consiglio di leggere, di anche di regalare, perché secondo me è veramente prezioso per tante chiavi di lettura. Domani abbiamo un altro incontro in un ambito completamente diverso. Ci troviamo con i professori Virgilio Cesaroni, Università di Chieti, e Luca Ricci, Università di Perugia. Luca Ricci è un filosofo della politica molto interessante e ha scritto un libro sulle categorie del potere, Patire il potere, la politica e la questione antropologica. In questo momento così di turbamento, tornare a pensare alla politica con una visione coraggiosa e interessante, insomma, quelli che vorranno venire domani vedrete, è un argomento molto, molto interessante, molto pieno di sviluppi. Domani alle 18, grazie a tutti, buona serata.